Allora, io mi chiamo Federico Azzoni, sono nato a Cagliari da genitori olzaesi e poi, diciamo, a una certa età ho deciso di tornare a vivere in paese, a Olzai. È un piccolo paesino del centro Sardegna, è situato nella Barbagia di Ollolai, e per le opportunità che mi offriva lo stare in paese ho deciso di tornarci a vivere e di aprire la mia attività. Ho aperto un'azienda agricola inizialmente, ho cominciato a produrre grano duro che ormai non veniva prodotto da tanti anni in paese, anche se aveva una grande storia a livello cerealicolo, lo sai. Infatti abbiamo ancora un mulino ad acqua che testimonia la presenza storica e l'importanza dei cereali in paese. E da qua, diciamo che ho cominciato a lavorare con l'azienda agricola. Successivamente ho aperto l'agriturismo e mi sono un po' sbizzarrito nella produzione di varie tipologie di materie prime e anche un po' nella cucina, perché faccio cucina tradizionale, ma allo stesso tempo introduco sempre qualche piatto nuovo con ingredienti tipici del posto, e diciamo che questo è il nostro punto di forza, un po' anche avere questa filiera, poter dare al cliente una cosa totalmente prodotta da noi. Cos'è il cibo per te, Fede? Allora, il cibo ha un'importanza altissima nella mia vita, perché produco cibo e cucino del cibo, e il cibo mi dà da vivere, perché sia, vabbè, come tutti dobbiamo mangiare e a me piace molto mangiare e sia perché appunto mi pagano per poter mangiare i miei piatti. E poi comunque sia, il cibo è sinonimo anche di salute, perché la salubrità degli alimenti, quindi l'origine degli alimenti, può, anche dal punto di vista emotivo, è molto importante, perché appunto certi piatti ci possono far ricordare la nostra infanzia o comunque dei viaggi, delle esperienze che abbiamo vissuto, e anche le personalità magari di chi ce le offre, no? Quando magari capitiamo in qualche posticino particolare e assaggiamo la cucina del posto e subito ci rendiamo conto un po' dell'ambiente che ci circonda, della cultura in cui siamo. E quindi rappresenta un po' la diversità, la ricchezza, perché poi il cibo è ricchezza, quello che un po' si è perso forse adesso. Prima il cibo era la cosa più importante, era la cosa per cui si spendeva di più, cioè quello che costava era il cibo. I ricchi mangiavano carne, adesso ci troviamo sempre tutto a disposizione, quindi diamo meno valore, ma in realtà senza cibo non si vive, quindi diciamo è fondamentale, è la cosa principale. Qual è il piatto che preferisci cucinare? Diciamo che non è mai lo stesso. Dipende dal periodo in cui sono, dipende da cosa voglio fare, se voglio provare qualcosa di diverso, se sto provando una ricetta nuova, e quindi cucino, l'assaggio, e so che ricucinandola potrei attuare delle modifiche, magari cambiare alcune cosettine, e allora voglio cucinare quella cosa là. Una cosa che mi piace fare è anche l'improvvisazione, quindi il piatto improvvisato è quello che mi piace di più, perché non ci sono schemi, c'è solo conoscenza delle materie prime e diciamo anche un po' conoscenza del cliente che viene in agriturismo. Mi piace anche la carne, cucinare la carne, mi piace cucinare anche il maialetto arrosto, perché c'è tutta un'arte dietro. Io il maialetto lo faccio solo allo spiedo, non lo faccio al forno.
che sia a legna, elettrico, a gas, io lo faccio solo allo spiedo, e quindi c'è tutta una preparazione dell'animale che viene messo nello spiedo in una determinata posizione, intero, senza parti mutilate, composto, bello aperto in modo che gli arrivi bene il fuoco. C'è proprio una tradizione, è una cultura che va imparata, perché è difficile, non è così semplice. E anche la cottura varia molto, varia in base alla giornata, vale in base all'animale che sto cucinando, quindi anche al peso dell'animale stesso, al tipo di legna che utilizzo, magari una legna che fa più fiamma e meno braccia, quindi lo devo cucinare, c'è una gestione del fuoco diversa. È una cosa che fanno in tanti, ma non molti lo fanno bene. Ti sentiresti pronto per essere ripreso mentre cucini? Ma sicuramente mi sentirei pronto, non avrei problemi da questo punto di vista. È un'esperienza che ho già avuto, e poi mi piace l'idea di far vedere a chi, diciamo, usufruisce del nostro servizio quanto lavoro c'è dietro, quanto impegno c'è dietro, e anche un po' l'ambiente che si crea in cucina, no? Cioè, la nostra cucina è una cucina familiare, c'è un ambiente molto più rilassato, non abbiamo ritmi frenetici. Poi ovviamente sono i momenti magari dove si deve un po' sveltire qualcosa, darsi un po' una mossa, però siamo sicuramente in un clima di cordialità, di tranquillità, pacatezza e serenità. Questo poi si vede nei piatti, perché una cucina, secondo me, è una cucina dove non ci sono capi, dove ognuno fa il suo lavoro in armonia con gli altri, ognuno è importante a modo suo, si scherza, si ride e si offre al cliente una cosa veramente unica, dei piatti che nascono dal cuore proprio, no? Sono dei piatti sinceri, materie prime limpide, no? Che non hanno niente da nascondere, anzi è meglio che sia vista da tutti.